1300 anni fa il Giappone aveva già una lunga storia alle spalle, però non ci aveva lasciato nulla di scritto. Il motivo è semplice, non possedeva una scrittura. Proprio in quell'epoca all'incirca la prese in prestito, semplificandola e adattandola, dalla Cina. E nacquero subito dei capolavori della letteratura e della storia, anche della mitologia. Nacque ad esempio il Kojiki, che è la storia delle antiche vicende del mondo. Qui possiamo leggere una leggenda davvero poetica e interessante sull'origine della danza e della musica. All'inizio del mondo ci sarebbe stata una coppia di dei primordiali, anche dai nomi molto suggestivi, l'uomo invitante, la donna invitante. Si uniscono e nascono le isole del Giappone, con tutta una serie di divinità in forma di monti, di acque, di alberi. Si decide di avere una bambina in più, perché diventasse la signora della luce, del sole e dell'agricoltura, e nacque Amaterasu, la splendente. Però anche in Giappone, tra gli dèi, le cose non vanno sempre bene. E Amaterasu aveva un fratello, particolarmente dispettoso, particolarmente capriccioso e violento, che gliele combinava di tutti i colori, spazzava via i canali dalle risaie, sporcava e distruggeva i palazzi. Amaterasu, piuttosto capricciosa anche lei, si ritirò, scappò via sdegnata, chiudendosi dentro una grotta. Un vero guaio, perché improvvisamente la terra si ritrovò al buio e nel caos, senza la luce del sole, tormentata da 10.000 calamità, noi leggiamo in questo antico documento. Gli dèi accorrono da tutte le parti, non si sa che fare, niente, Amaterasu fa la stizzosa, rimane chiusa dentro. A un certo punto la dea Uzume ha una trovata favolosa, prende una tinozza, la rovescia, si spoglia un poco, si riveste con degli strani rami dell'albero amato dai giapponesi, il ciliegio, e si mette a danzare. È una danza un po' umoristica e un po' erotica, scoppia una grande risata dagli dèi. Amaterasu, che è una terribile curiosa, si affaccia dalla grotta, subito l'afferrano, le mettono davanti uno specchio, rimane abbagliata dalla sua stessa bellezza e da allora, ci dice la leggenda giapponese, il sole rimase sulla terra. Ma quello che c'è di più bello è che da allora sulla terra si trovò pure la danza e la musica. E sono proprio queste antiche danze realistiche, anche erotiche, giapponesi che in quell'epoca, 1300 anni fa, si mescolarono con la musica di importazione cinese e nacque il gagaku, la musica elegante che diventò musica raffinata della religione shintoista e del tenno, l'imperatore nipote discendente proprio della dea Amaterasu. Nell'estate dell'anno 752 fu tenuta a Nara, l'allora capitale giapponese, una fastosa cerimonia in onore di un gigantesco Buddha di bronzo. La scena fu catturata in questo disegno. Esso mostra la famiglia imperiale con una compagnia composta da centinaia di elementi tra musicisti e danzatori. La musica che questi eseguivano era gagaku. Gagaku significa letteralmente musica elegante ed è la più antica tradizione vivente di musica e di danza del mondo. Alcune di queste sono danze Shinto, la religione originaria del Giappone, e si ritiene che risalgano al primo imperatore, nel 600 a.C. Sia nella musica che nella danza, i giapponesi traggono ispirazione dalla natura, imitandone i suoni e i colori. Poche delle danze gagaku sono originarie del Giappone. Per lo più provengono dal continente, dalla Corea o dalla Cina. Come questa, la danza del serpente. Danza cinese dell'VIII secolo, che a sua volta è la copia di una danza indiana di 2000 anni fa. Una delle particolarità del gagaku
è che attraverso di esso si può venire a conoscenza della vita sociale e musicale dell'Asia durante quelle antichissime epoche, in quanto tali danze sono completamente scomparse dai loro paesi d'origine. Nell'VIII secolo, quasi tutto nella città di Nara era basato su idee cinesi e adattato al gusto giapponese. Musica, architettura, religione, scultura. E alla fine del secolo, quando la casa imperiale si spostò nella nuova capitale, Kyoto, la vita della corte divenne più splendida che mai. Ma uno screzio diplomatico tra Giappone e Cina separò la tradizione Gagaku dalle proprie radici, segnando l'inizio di un periodo di circa 1000 anni durante il quale il Giappone restò quasi completamente tagliato fuori dal resto del mondo. In quel periodo il potere politico passò dall'imperatore agli shogun, i signori della guerra, e alla nobile musica delle corti si sostituirono spettacoli di intrattenimento più teatrali e popolari. Il gagaku sarebbe probabilmente scomparso del tutto se un piccolo gruppo di musicisti di corte non avessero, in segreto, continuato a eseguire la loro musica annotandola su rotoli di pergamena. Nell'odierno Giappone la parola gagaku è priva di significato per gran parte della gente. Il gusto musicale, al pari di quasi tutto il resto, è fortemente influenzato dall'Europa e dall'America. Oggi la tradizione gagaku viene conservata e attraverso gli studi religiosi, è infatti obbligatorio per ogni prete studiare il gagaku nel quadro della propria preparazione, e dai discendenti di quelle famiglie di musicisti di corte che hanno conservato quell'arte per secoli. Una di queste è la famiglia Bunno, che vanta anche un imperatore tra i suoi antenati. È da oltre 1300 anni che gli appartenenti a questa famiglia si distinguono come i migliori suonatori di shō. È questo uno strumento formato da 17 canne di bambù e un otre, ed emette un suono che in Cina si diceva imitasse il grido della fenice. Prima che si possa cominciare a suonare, lo strumento deve essere riscaldato. Le sue canne sono ricoperte da una sostanza chimica che assorbe l'umidità. Sono necessari più di 10 anni di studio costante per apprendere l'arte del gagaku. E mentre in Occidente viene dato spazio alla inventiva e al talento personale dell'allievo, qui è importante eseguire alla lettera l'esempio del maestro. Mentre lo shō emette i suoni più alti del gagaku, le note più profonde provengono dal gakuso, strumento a corde che vengono pizzicate. L'oboe giapponese, l'ichiriki,
è lo strumento più difficile da suonare di tutta l'orchestra. Il suo compito è quello di sostenere la melodia, come insegna in questa lezione il maestro Toji, appartenente ad un altro antico clan di Gagaku. Oggi, circa la metà dell'orchestra imperiale appartiene alla famiglia Toji. Si dice che gli antichi nobili giapponesi non suonassero l'ichiriki perché trovavano difficile conservare la propria dignità con le guance gonfie e la faccia arrossata. Questo è il dadaiko, di gran lunga lo strumento più grosso dell'orchestra. È usato soltanto per accompagnare le danze gagaku con i loro esotici costumi e le maschere grottesche. Le maschere sono uno dei beni più preziosi della corte. Questa che vedete è valutata intorno ai 15 milioni. E ha più di 300 anni. Ma i costumi durano meno delle maschere e sono di norma sostituiti da copie esatte ogni 20 anni. Questo appartiene alla danza del Ryo, danza del guerriero, che proviene da una leggenda cinese secondo la quale durante le guerre civili del VI secolo c'era un re guerriero di così belle sembianze che in battaglia era costretto a portare una maschera per spaventare i nemici. L'orchestra imperiale oggi è formata da 25 musicisti. Non c'è direttore. Il capo suona un piccolo tamburo. Ma a differenza di un quartetto d'archi occidentale, questi musicisti non si guardano mai l'un l'altro. L'orchestrazione è molto interessante. È formata da una melodia centrale eseguita dal flauto e dall'oboe. Al di sopra di questi c'è la parte armonica eseguita dallo shō. Questo tipo di costruzione è la caratteristica più importante del gagaku. Ai musicisti imperiali viene richiesto anche di saper eseguire la musica occidentale. Infatti, nella sola Tokyo ci sono ben 7 orchestre sinfoniche. Questa è una delle scuole di musica gestite da una grande multinazionale e qui ai bambini viene fatta conoscere la musica occidentale fino dall'età di 4 anni. Da quando la scuola fu aperta nel 1954, più di 2 milioni di studenti hanno conseguito il diploma.
Gli strumenti vengono prodotti dalla multinazionale stessa al ritmo straordinario di 850 pianoforti, trombe, sassofoni al giorno. In pieno contrasto con la produzione di un moderno stabilimento, possono correre ben 10 anni perché uno strumento giapponese tradizionale come lo shō possa dirsi terminato. Come sta spiegando questo artigiano, il primo passo è la scelta del bambù per le canne. Questo deve essere molto vecchio e secco. Il migliore è quello dei soffitti anneriti dalla fuligine dei casolari. Quando le canne vengono tagliate alla giusta lunghezza, si fa grande attenzione non solo all'aspetto, ma anche al suono che esse produrranno. Quando l'ancia è stata adattata a un'estremità della canna, bisogna regolare il tono. Ma la parte del processo che richiede più tempo è la laccatura dell'otre. Devono essere applicati ripetuti strati di lacca prima di ottenere una finitura così dura da non essere scalfita neppure da una sigaretta. È per questo motivo che si possono impiegare 10 anni per produrre un solo shō, il cui costo può arrivare a 7 milioni. Per molti giapponesi è soltanto attraverso l'antica religione dello Shinto, la via degli dèi, che è possibile mantenere il contatto con il passato. Lo Shinto ha ancora una grossa influenza nella vita giapponese, con le sue frequenti festività e con i numerosi templi, uno dei quali è il tempio di Kasuga a Nara, fondato nel 768. Le danze Gagaku non sono statiche e invariabili. Persino la Ninjomai, la più antica di tutte, può rappresentare cose diverse. Questa esecuzione, per esempio, si basa su un poema scritto nel 1940 dal sommo sacerdote dello Shinto, l'imperatore Hirohito, ed esprime il suo desiderio di pace. Oggi lo Shinto è ben distinto dal buddismo, ma il Gagaku continua ad essere eseguito anche nei tempi buddisti, come in questo tempio di Osaka. Nei tempi antichi, una esecuzione di danze durava quasi una giornata intera. Erano in programma 12 danze della durata di un'ora e ogni danza veniva replicata. Oggigiorno uno spettacolo è composto al massimo di 4 o 5 danze. Non c'è interesse sufficiente da parte del pubblico per eseguirne un numero maggiore. Si dice che persino l'imperatore preferisca la musica occidentale. Quest'ultima è una danza dei marinai, la Kamaboko, e arrivò originariamente dalla Corea, dove a corte veniva usata per accompagnare il re in ogni suo movimento.
Poiché i banchetti reali erano estremamente lenti, lo era anche la musica che li accompagnava. Talvolta, in mezzo ai numerosi spettatori, ce ne sono alcuni che si assopiscono a causa del tempo eccessivamente lento e pacato della musica, o che semplicemente fissano i danzatori nei loro antichi costumi con lo sguardo vacuo. Tuttavia, anche se per un solo momento il nostro pubblico viene liberato dall'angosciosa pressione di questa folle vita moderna, allora il nostro lavoro è certamente un valido contributo. I giapponesi amano le feste tradizionali, anche quelle vecchie solo di qualche secolo. Ma tre delle loro feste favorite, fra cui quella della danza Awa, vengono celebrate da oltre 1000 anni. Un'altra è la lotta per il legno divino, nota anche come festa della nudità. La terza è la festa del pilastro divino, detta anche discesa del tronco gigante. Durante queste tre feste, il decoro e il riserbo tipici dei giapponesi vengono completamente dimenticati. Vediamo insieme per prima la festa della danza Awa. Questa è la città di Tokushima, sull'isola Shikoku, una delle principali del Giappone. Qui, alla fine di agosto, si svolge appunto la festa della danza Awa, che impegna tutta la città per 4 giorni. Awa è il vecchio nome di questa regione. Durante la festa, oltre 1 milione di persone affollano la città di Tokushima, pronte a perdersi nel ritmo ipnotico della danza. In primavera, non appena fioriscono i ciliegi, tutti, indipendentemente dall'età, cominciano a esercitarsi per la grande festa di agosto. I bambini apprendono questa danza prestissimo, quasi prima di imparare a giocare. Man mano che l'estate si avvicina, gli abitanti di Tokushima cominciano a entrare nell'atmosfera della festa. Ormai manca poco tempo e per le strade, ma soprattutto sulle terrazze, ci si dedica a ore e ore di prove. Questa è la filiale di Tokushima di un'importante compagnia di assicurazioni. Quando si avvicina la stagione della festa, tutti i membri della direzione, direttore generale, dirigenti, capi ufficio, diventano ubbidienti allievi dei dipendenti più giovani, come ad esempio queste segretarie, che, nate e cresciute a Tokushima, conoscono tutti i passi della danza. Ecco come si balla la danza Awa. Si muove la mano destra in avanti avanzando il piede destro e poi la mano sinistra e il piede sinistro. Dovrebbe risultarne una mimica somigliante a quella di un contadino che lavora con l'aratro o con il falcetto. C'è uno stile per gli uomini e un altro più delicato per le donne. La donna tiene le braccia sollevate, muovendo delicatamente le dita. Sembra facile.
Questo ragazzino sta imparando gli schemi tradizionali della danza e tramanderà i suoi figli e i suoi nipoti. Anche il nonno vuol dare dei suggerimenti al nipote. I partecipanti alla festa della danza Awa appartengono a gruppi distinti e addirittura rivali fra loro. Questo gruppo si sta esercitando presso la casa di una delle rare donne capogruppo. Più lunghe sono le prove, più cresce l'entusiasmo generale. Un gruppo di uomini danza seguendo il ritmico stile dei giovani. I più resistenti continueranno ben oltre mezzanotte. Il ritmo viene dato da strumenti a percussione e, per quanto ripetitivo, riesce a trascinare nella danza tutti i presenti. Finalmente il giorno della grande festa. Le strade di Tokushima sono praticamente impercorribili, affollate oltre che dagli abitanti della città, anche da migliaia di persone emigrate e ritornate per partecipare a questa follia annuale. Per non parlare dei turisti provenienti da tutto il Giappone. Le principali vie della città si trasformano in un immenso palcoscenico per le danze. Sono finalmente cominciati i tanto attesi 4 giorni della danza Awa. Gli abitanti di Tokushima sostengono che la danza Awa è assolutamente unica. Non vi sono al mondo, infatti, danze popolari che coinvolgano simultaneamente un così elevato numero di persone. Tutti vengono coinvolti dal ritmo della danza, senza distinzioni di ceto o di età. Frequentemente il ritmo viene accelerato e c'è chi evade dai tradizionali crismi della danza Awa con esibizioni acrobatiche. La massa continua questo procedere ritmato con una ossessionante ripetitività di movimenti che richiede un adeguato allenamento. Poi ritornerà il silenzio a Tokushima e forse, nel sonno, qualcuno continuerà ad agitarsi sul letto. E questa è la festa della nudità, o lotta per il legno divino. Il tempio Saidaiji, nel Giappone occidentale.
In questo luogo, normalmente tranquillo, fin dal XIV secolo si svolge ogni anno la frenetica festa della lotta per il legno divino. Sono le 11 di sera e siamo in febbraio. Il freddo è pungente. Eppure per questo rito, migliaia di uomini quasi completamente nudi lottano per due cilindri di legno chiamati il legno divino. È una gara molto impegnativa, che non manca di aspetti solenni. Al vincitore verrà conferito il titolo di Uomo della Fortuna e quale trofeo riceverà questo legno divino. In questo libro, conservato nel tempio fin dall'antichità, sono registrati i nomi di tutti i vincitori. È l'elenco di quegli eletti che fra quasi 10.000 partecipanti sono riusciti ad afferrare il legno divino. Ancora una volta in molti si stanno preparando a dimostrare il proprio coraggio in questa lotta rituale. Il concorrente più quotato è il signor Fujiwara, che dirige una palestra di bodybuilding. Grazie alla notevole forza fisica e alla buona coordinazione della sua squadra, il signor Fujiwara ha buone probabilità di conquistare il legno divino. Ma il signor Tsunami, di 61 anni, ha un vantaggio psicologico. Negli ultimi 44 anni ha sempre partecipato a questa gara, vincendola 9 volte. Secondo lui, l'esperienza acquisita nel corso di tutti questi anni è importante quanto la forza muscolare. Siamo nella scuola media del tempio di Saidaiji. Una squadra di giovanissimi discute la tattica da applicare in gara. Per aumentare le probabilità di vittoria è necessario il massimo affiatamento fra gli allievi e l'insegnante. I suoi suggerimenti vengono trascritti su una fascia di tela, simbolo della loro squadra, con la quale egli si cinge i fianchi. Sarà un forte aiuto morale per tutti. Dopo il discorso di incoraggiamento dell'insegnante, un brindisi augurale. Il legno divino verrà lanciato alla folla da una finestra del tempio a mezzanotte. Ma per l'impazienza, molti partecipanti si sono già riversati nelle strade 2 ore prima dell'inizio ufficiale del rito. Oltre 5.000 persone si accalcano già lungo il muro di cinta del tempio. Al cui interno 12 sacerdoti recitano le ultime preghiere per il legno divino. Il cilindro, che per 2 settimane si è impregnato dell'aroma di incenso, sarà gettato da questa finestra del piano superiore. Per i contendenti sarà praticamente impossibile vederlo nel buio. Saranno guidati unicamente dal profumo dell'incenso. Il più abile e coraggioso, che sarà riuscito ad afferrare e a non farsi portar via il legno divino, attraverserà di corsa le strade della città, dirigendosi verso il tempio, dove consegnerà il trofeo ai sacerdoti. Dopodiché riceverà gli onori riservati al vincitore dell'anno.
È mezzanotte. Tra un attimo il legno divino sarà lanciato nel buio. Ed ecco il momento atteso per un anno. Immediatamente il caos diventa indescrivibile. Le squadre cercano di mantenersi unite, ma con scarso successo. Dopo 20 minuti di durissima lotta, la battaglia è finita. Il legno divino è stato conquistato e il vincitore sta correndo verso il tempio. Finalmente il trofeo arriva, diciamo così, al traguardo. Ed ecco l'uomo della fortuna. Quest'anno l'eroe è Okamoto, un tassista di 30 anni. E la giovane squadra della scuola Saidaiji? Beh, ha lottato valorosamente. Ma il senso di orgoglio e di soddisfazione che insegnante e studenti hanno provato partecipando alla festa è stato importante quasi quanto una vittoria. Questa notte sono stati tutti per uno e uno per tutti. Adesso devono solo aspettare il prossimo anno. La parte più eccitante e più terrificante della festa del pilastro divino dei grandi templi di Suwa è la discesa del mammut o tronco gigante. Il lago Suwa è situato in una regione montuosa del Giappone centrale. Sono due i grandi templi di Suwa, Kamisha e Shimosha, situati ai margini della città. Questo è l'edificio secondario del tempio Akimiya. La festa del pilastro divino ha avuto origine dall'esigenza di trasportare dalle montagne gli enormi tronchi necessari per sostituire i pilastri ai quattro angoli dei templi. Questo pilastro divino è stato al centro di una delle cerimonie di alcuni anni fa. I tronchi devono compiere un viaggio di 20 chilometri irti di difficoltà fra catene di montagne e precipizi. Si tratta essenzialmente di un evento sacro, celebrato ogni 7 anni. Questi antichi pannelli ne illustrano la storia che risale a 1000 anni fa. È un'occasione per esprimere desideri di prosperità, di successo negli affari e di una vita lunga e felice. È
è cominciato il taglio degli alberi per i pilastri divini. Per rispettare la tradizione, gli alberi che hanno almeno 150 anni vengono tagliati a mano. I tronchi giacciono al suolo dove sono stati abbattuti, aspettando il giorno del trasporto. Per la riuscita della festa è importante che il tronco da usare come unico pilastro del tempio Akimiya sia molto più grande degli altri. Sarà lui il protagonista dell'ultimo giorno della discesa dei tronchi. La festa del pilastro divino è seguita da 200.000 persone provenienti dalle sei grandi città, dalle cittadine e dai villaggi della regione Suwa. Si intrecciano le corde che saranno usate per il traino. Devono essere abbastanza robuste perché ogni tronco pesa circa 20 tonnellate. Per l'occasione viene nominato l'uomo del pilastro divino, che avrà un ruolo fondamentale nei preparativi della festa. Il trasporto dei tronchi per i templi Suwa segna l'inizio della festa tradizionale più violenta e pericolosa di tutto il Giappone. Per ogni tronco è necessaria una corda lunga circa 30 metri. Al trasporto di un tronco partecipano fino a 2.000 persone. Ci sono vari tipi di ostacoli lungo il percorso: ripide montagne, fiumi profondi, strade tortuose. Tutti vengono coinvolti in questa fatica immane, trascinati dall'entusiasmo e dal clima che via via si trasforma in una esaltazione collettiva che rasenta il fanatismo. Per superare le difficoltà, tutti gli uomini, sia quelli che tirano, sia quelli che mantengono la direzione, devono lavorare con perfetta coordinazione. Il punto più pericoloso del percorso, l'attraversamento di un fiume che richiede l'impiego di due corde. La temperatura dell'acqua è di soli 7 gradi. Sfidando il gelo, giovani vigorosi si immergono senza mollare la presa. L'attraversamento del fiume è un'occasione per lavarsi e per purificare se stessi e il tronco. In questa purificazione rituale, gli uomini cercano di diventare tutt'uno con il pilastro divino. In occasione dell'ultima festa vi furono un morto e 29 feriti. Di conseguenza, per quest'anno sono stati mobilitati 5.000 uomini fra poliziotti e vigili del fuoco. Si tratta di una vera e propria mobilitazione della forza pubblica e dei servizi ospedalieri,
come per un intervento di emergenza motivato da una calamità naturale. In questo caso sono gli stessi partecipanti alla manifestazione che creano lo stato di pericolo, agendo con lo spirito di veri e propri kamikaze. Il pronto soccorso ospedaliero e i vigili del fuoco hanno organizzato uno speciale programma di intervento e sono preparati ad affrontare qualsiasi emergenza. Il pubblico ha preso posto sulla pianura antistante il pendio e ai bordi dello stesso per assistere all'evento più pazzo dell'anno. 11 aprile, il viaggio dei tronchi destinati al tempio Jisha si conclude qui. È arrivato il momento culminante della festa, la discesa del tronco più grosso. Questa sfida mortale durerà 3 giorni. Il pendio è estremamente ripido. Su un dislivello di 100 metri la pendenza è di 45 gradi. Persino a piedi è difficile scenderlo senza cadere. Perciò chi riesce a cavalcare il tronco è insignito del titolo di uomo del pilastro divino. Sta per scendere il terzo pilastro dell'edificio secondario del tempio Arumia. Il vero eroe della festa è quello che osa cavalcare l'enorme tronco in prima posizione davanti a tutti gli altri. Gli uomini di Sua invidiano il suo coraggio. Queste immagini possono dare solo un'idea della violenza e della pericolosità di questa parte della festa. È evidente quanto siano elevati rischio e pericolosità sia per i concorrenti sia per il pubblico. È la volta ora del secondo pilastro dell'edificio secondario del tempio Akimia. Osservate questo anziano che corre giulivo giù per il pendio. Tra pochi attimi un'ambulanza lo porterà all'ospedale. Ogni discesa è preceduta dai festeggiamenti alla squadra che si deve esibire. È il turno del primo pilastro dell'edificio secondario del tempio Arumia. Il capofila, che vedete sorridere al momento della partenza, tra poco verrà travolto dal tronco. Osservate uno spettatore che attende immobile l'arrivo del tronco che lo travolge. I soccorritori durano fatica a penetrare nella calca che circonda il ferito. Le ambulanze fanno ripetutamente la spola dall'area della festa agli ospedali. L'avvenimento più atteso è la discesa del mammut, il gigantesco tronco destinato al tempio Akimiya. I contendenti si disputano con molta energia il primo posto sul tronco, il più pericoloso ma anche il più ambito. Finalmente
La discesa del primo pilastro dell'edificio secondario del tempio Akimiya chiude la secolare manifestazione. All'ultima edizione della festa del pilastro divino dei grandi templi di Suwa ha assistito una folla immensa. Non ci sono stati morti, ma 34 persone sono rimaste ferite. Gli uomini hanno lottato con onore ed estremo coraggio per ogni tronco dei pilastri divini. Ora hanno 7 anni di tempo per prepararsi alla prossima festa. Questo è il castello Imeji, nel Giappone occidentale, una delle costruzioni meglio conservate, antica dimora dei samurai. È chiamato il castello dell'airone bianco, perché la forma del tetto ha suggerito ai giapponesi l'immagine di un airone pronto a spiccare il volo. In queste mura, i samurai hanno servito il loro signore come in altri castelli che dominavano il paesaggio del Giappone feudale. I samurai erano una classe di guerrieri di circa 2 milioni di persone, il 10% della popolazione. Un numero molto più vasto dell'aristocrazia del XVII secolo in Gran Bretagna. Una classe di guerrieri così vasta da instillare i propri valori in modo profondo nel tessuto sociale. Valori che hanno continuato ad avere la loro validità al giorno d'oggi e all'apice di una gerarchia rigida, immutevole sia politicamente che burocraticamente. Come le classi più elevate sono distanti dai contadini e dai commercianti, così il castello è distante dalla città. Le regole generali dell'insegnamento in Giappone, e in particolare tra i samurai, provengono direttamente dalle classi più alte del Giappone tradizionale. Un tempo, il gruppo di elite al vertice della società rigidamente stratificata giapponese aveva il diritto legale di uccidere qualunque contadino che non dimostrasse loro un rispetto sufficiente. La vita dei samurai era dominata da un codice militare austero. E il loro scopo più onorevole era quello di morire eroicamente sul campo di battaglia. Ancora oggi è vivo il sentimento e il codice samurai, soprattutto nella scuola di polizia, dove le esercitazioni kendo occupano un rilievo particolare, sia per la disciplina necessaria ad usare l'arma, sia per il rispetto dovuto all'avversario in termini di bravura e gerarchia. Thank you.
Questi elmi, decorati con molta fantasia, erano indossati dai samurai in modo che nei tumulti e nella confusione della battaglia potessero essere facilmente identificabili e si potesse dar luogo a duelli individuali. Prima della battaglia, un samurai usava bruciare dell'incenso nel proprio elmo. Nel caso fosse stato sconfitto in battaglia e decapitato, la sua testa avrebbe continuato a profumare. Le orecchie lunghe da coniglio possono sembrare inadatte per un copricapo da guerriero, ma l'animale, associato alla virilità, forniva un elemento antropozoomorfico. Le lenti erano all'epoca un oggetto esotico di importazione e quindi davano all'elmetto un aspetto particolarmente interessante. Questo elmetto porta il segno del Mu, o della nullità, un riferimento al buddismo Zen, la religione preferita dai samurai. Il granchio era il simbolo preferito, come lo erano tutti gli animali corazzati, appuntiti o aggressivi. In mano ad un maestro come Kunishiro Hayashi, la spada samurai era, ed è, un'arma terribile, capace di tagliare un uomo a metà con un solo colpo. Eppure, viene usata con la precisione del bisturi di un chirurgo. Questa festa ha luogo ogni anno sulla costa del mare interno del Giappone, quando i 7 villaggi di Nada manifestano la loro rivalità. Oggi non ci sono più samurai, ma le tradizioni delle manifestazioni variopinte e delle prodezze fisiche continuano ancora. Ogni villaggio ha i propri colori, i propri sostenitori maschi e le proprie zattere addobbate in maniera fastosa, che portano in spalla. La festa risale ad almeno 500 anni fa e si svolge in autunno, quando matura il riso. Le zattere portano gli dei custodi dei villaggi. Lo scopo è di sfasciare il più possibile la zattera dell'avversario senza danneggiare la propria. Nonostante vi siano grandi folle di giovani molto esaltati durante questa festività, ci sono pochi feriti gravi. L'atmosfera è benevola, più simile ad una festa parrocchiale che ad una folla di tifosi.
In Giappone, questo è un tipico comportamento di gruppo, con valori di gruppo, ed ogni individuo che diventa troppo aggressivo viene subito fermato. Nel corso di queste feste non si manifesterebbe mai la violenza e l'aggressività giapponese. Costruito nelle isole del mare interno, il giardino delle rocce del tempio Ryoani a Kyoto, della setta buddista Zen, ha lo scopo di rilassare la mente e creare una calma meditativa. Le isole nel piccolo stagno sono state costruite a forma di cuore o anima, termine zen che denota tranquilla spontaneità, considerata una qualità molto appropriata per un monaco e per un guerriero samurai. Per quanto sia molto diverso nell'aspetto, il giardino di muschio del tempio Saioji, con le sue molte varietà di muschio, è stato costruito con gli stessi intenti: rilassare la mente e creare una calma meditativa. Nel Giappone di oggi, soltanto il lottatore sumo porta i capelli nel modo tradizionale, lunghi e unti, pettinati con molta cura e con un codino in cima alla testa. Acconciatura riservata ai lottatori senior. I giovani apprendisti portano i capelli corti e in questo, che è il più gerarchico dei mondi, fanno quasi tutti dei lavori di pulizia. I giovani entrano in una palestra sumo all'età di 16 anni e seguono una pratica molto dura di esercizi, seguita da pasti abbondanti, fino a raggiungere il peso di circa 140 kg più o meno, necessari per essere considerati combattenti maturi. Lo sport ha le sue origini nei rituali dei templi Shinto, che assicuravano un buon raccolto di riso. Oggi è diventato uno degli sport più popolari in Giappone e ha soltanto il baseball come rivale. Le regole del sumo sono semplici. Per vincere bisogna costringere il proprio avversario ad uscire dal ring. Oppure far sì che una parte qualsiasi del corpo, che non sia la pianta dei piedi, persino i capelli, tocchi la terra, dentro o fuori del ring.
Ci sono poche altre regole. Non si possono usare i pugni, tirare i capelli, mettere le dita negli occhi o strozzare. Tutto il resto è permesso. L'enorme dimensione dei lottatori senior fa da massa per spingere gli avversari fuori del ring. I samurai si rivolgevano allo Zen per concentrare il loro pensiero e rafforzare il loro coraggio. Ma ciò incoraggiava anche il loro apprezzamento per le arti. Il padiglione dorato a Kyoto è stato costruito dallo shogun Yoshimitsu dopo il suo ritiro dalla carriera militare. Egli fu il primo grande samurai patrono delle arti. Il buddismo Zen ha offerto ai samurai alcuni vantaggi. La pratica della meditazione dava al guerriero maggiore controllo sulla propria arma e in particolare lo Zen sottolinea il fatto che la morte è poco importante e un guerriero che non deve preoccuparsi della propria sopravvivenza è un terribile avversario. Sebbene siano proibiti i pugni, gli schiaffi non lo sono. Il perizoma bianco viene indossato soltanto dai grandi campioni. In questo caso, il grande campione del Giappone, Chino Fuji, il Maradona del sumo. Probabilmente il più grande campione di sumo dopo la guerra. Chino Fuji ha proposto l'idea di un campione di sumo più magro e più muscoloso, che usi tecniche e forza e non solo la propria mano. Il giovane lottatore sumo, contuso e battuto nella vera tradizione del samurai, deve saper nascondere i propri sentimenti e mantenere il più possibile un atteggiamento di calma. In seguito, ringrazierà i propri superiori per averlo caricato di lavoro e per l'onore che gli è stato dato. La meditazione viene favorita dalla cerimonia rituale del tè.
In ambienti volutamente austeri, il samurai riusciva a rilassare la propria mente in una calma meditativa, osservando i movimenti lenti e precisi della cerimonia del tè e ascoltando il ribollire dell'acqua. La grande attrattiva della cerimonia del tè in particolare e del buddismo zen in generale è che essi davano al samurai un maggiore autocontrollo. L'autocontrollo per migliorare la propria abilità nel maneggiare la spada e per affrontare con indifferenza la morte.